luogo di incontro, di creatività, di scoperte. Un luogo dove ci sono tanti amici. Bellezza, calore, vita, molto vita. Si vive col cuore, chiaro, però devi cercare di fare il tuo meglio. C'è tanto da vivere, c'è tanto da scoprire e c'è tanto da imparare e bisogna avere della voglia di investire. È una cosa diversa, mi vogliono bene. Tre aggettivi per descrivere mano libera: travolgente, contagiosa ed è una centrifuga di umanità e creatività. Mano libera, si fanno cose molto semplici, alcune cose più difficili però bisogna farle lo stesso, e si collabora tutti insieme. Posto di lavoro, creatività e impegno. Per vivere qua, gioia e dolori per tutti, bisogna essere professionali nella vita innanzitutto e voler bene agli altri. Mi trovo bene. Il segreto è condividere, perché condividere vuol dire fare le cose non da soli ma insieme. Non portare mai nessun rancore, riconoscersi umili e di non sentirsi che deve dimostrare qualcosa. Se oggi fosse il mio primo giorno qua, mi colpirebbe come noi e i ragazzi riescono a lavorare insieme nonostante la diversità di età, delle loro storie. Aiutando gli altri che sono in difficoltà quando non hai bisogno, anche quando hai bisogno degli altri. Bello, stare contento. E la ricerca della felicità, poter star bene è uguale per tutti. E questa voglia di conoscerti, di cercarti, e anche loro, mi ricordo che all'inizio comunque, nonostante io fossi appena arrivata e loro non mi conoscessero, comunque ti cercano. Gli direi di aguzzare la vista e di tendere l'orecchio. Ogni giorno nasconde una piccola sorpresa. Perché mi piace entrare in contatto con gli altri. Il contatto deve essere unito, ci dobbiamo aiutare a vicenda. Sta bene qui. Un bel posto. Un po' la casa, sì. Dove si svolge una vita quotidiana. Si cerca di stare bene tutti insieme. E cosa ti dà questo lavoro con tante persone? Ascolta. Piena di amici e amicizie anche importanti tra colleghi e ragazzi, ed è un punto fermo nella mia vita. Ora bene, poi i miti. Per me è veramente una seconda famiglia e penso che nella parola famiglia ci sia un po' tutto. Come sei quando sei vieni qua? Tranquillo. Sì. Felice. Per me il centro Emanuele da quando sono qua è sempre stato salvezza e mi ha sempre colpito lo sguardo che si ha nei confronti dell'altro, in questo caso anche lo sguardo che si è avuto nei miei confronti quando ho iniziato qua. La cosa che mi aiuta tanto e mi colpisce sono le persone che hanno uno sguardo pieno di gratitudine di essere qua e voglia di fare. Come stai quando vieni qua? Mamma. Bene. Ehi. Stai bene? Noi stiamo molto bene qua.
osservare tanto sia i ragazzi come si muovono e soprattutto i dettagli, ecco, i piccoli gesti, gli sguardi, le piccole cose, e ogni cosa è pensata e non è casuale. E siete una bella famiglia, sa buona vita! Bellezza di stare insieme con gli utenti e gli educatori. Anche superare le difficoltà nel migliore dei modi, lavorando e rispettando quello che dicono. Quale domanda dovrei fare il primo giorno di lavoro qui? Beh, dovrei chiedere chi seguire. I miei amici, i miei educatori, che voglio un mondo di bene e mi trovo bene, tutto. Vivere le giornate e anche con alti e bassi, ma comunque cercare di risolvere ogni tipo di problema insieme. Per me Casa Vapi è un posto dove ci sono delle persone che mi aiutano a pensare e riflettere. Significa imparare tante cose, imparare dai loro insegnamenti. Se dovessi pensare domani di passare il mio primo giorno qui in assoluto, di sicuro mi colpirebbe la spontaneità dei ragazzi e il loro affidarsi completamente ad una persona che hanno appena conosciuto. Quando uno sbaglia, lo riprendono, però nello stesso momento gli vogliono bene, gli danno il coraggio di tirare avanti. Sì, mi vogliono bene, però ogni tanto mi fanno sempre arrabbiare. È una famiglia, una grande famiglia, composta da educatori e da ragazzi, che ognuno porta una parte di sé, mettersi a servizio dei ragazzi e ascoltarli. Io ho capito che era, anche se ho avuto una vita difficile, ho sempre conosciuto le persone che mi hanno tenuto il polso, mi prendono per il c***o e mi dicono delle cose che poi mi stavo male. E adesso ho capito che c'è della gente che mi sta dietro e mi insegna a stare al mondo. Casa mia. Per me è bello, per me il clima è bello e calmo, e per me sì, è calmo. È la possibilità che si dà a questi ragazzi di sentire casa e di poter acquisire un'autonomia. Bello, diventare adulti e serenità. Mi piace che è un ambiente grande rispetto a posti che sono stato prima. È una casa grande, aperta, c'è un po' di spazio fuori. Mi trovo meglio che altri posti che sono stato, perché è un posto un po' diverso. Mi piace stare qua, perché mi trovo bene. E se mi manca una cosa, giusto, me la prendono o io parlo con loro. Insomma, si arriva a un punto. Ci sono dei problemi, si parla e si cerca di risolvere insieme. Si affrontano insieme. Che mi lottate ogni tanto, quando siamo un po' in crisi, ogni tanto. Ma piano mi stiamo mutuando, pian pianino, adeguatamente. Il mio gatto è come una casa. Quando sono arrivato qua mi hanno aiutato a fare le valigie, a disfare le valigie. E mettere a posto i miei vestiti. Quotidianità, possibilità di vita, positività delle persone, sia per quelli che ci abitano sia per gli operatori. Prima parola è l'accoglienza. È il posto giusto per poter portare qualcosa di sé, con tutta la libertà di anche sperimentarsi. Però mi trovo bene.
Qua facciamo tante cose, facciamo le cose di Natale, facciamo i cerchi, facciamo gli smile, facciamo la carta, facciamo tante, tante cose. Sono molto naturali, sono spontanei. Venire qua è, per me non è quasi neanche una specie di impegno, lavoro. E loro stessi comunque sanno subito farti sentire a casa. Il segreto per vivere insieme è condividere, stare insieme e anche un po' prendere le cose con leggerezza, che non è superficialità. Mi piace molto, mi trovo bene e sono contento perché sono venuto per fare una cosa nuova che prima non sapevo che cos'era. Mi hanno colpito i sorrisi dei ragazzi nel fare dei semplici lavori. L'entusiasmo dei miei colleghi e dei ragazzi che vengono quotidianamente qui. Non crearsi dei pregiudizi, ma essere accogliente nei riguardi di ogni persona e valorizzarla al meglio. Siete voi, voi educatrici. Qui chiunque ha il suo spazio ed è bellissimo. Arriva com'è, si può esprimere, ognuno può essere fonte di creatività. Qui. Qui ho capito che mi sarebbe piaciuto appunto lavorare con le persone disabili e adesso mi sono iscritta a Scienze dell'Educazione all'Università di Modena e Reggio. Cioè, c'è spazio per tutti. È una casa che accoglie una ventina di persone che hanno avuto, diciamo, degli intoppi nella loro storia, nella loro crescita e sono qui per riprendere in mano la loro vita. Hanno fatto fatica a vivere per vicissitudini personali, familiari. Che chiameremo malattia mentale, che a me non è una parola che un po' disturba, perché mi piace di più parlare di dolore mentale, perché in realtà i sintomi che vediamo e che siamo abituati a vedere nelle stranezze, diciamo, delle persone che possiamo incontrare anche per la strada, è una stranezza che dice di un grido, di un dolore. Il dolore dell'anima è un dolore spesso più struggente, più pesante del dolore del corpo. Che cosa fate qui per i gorilla? Ci sono attività più sull'ambito espressivo, dalla pittura, alla ceramica, alla musica, alla narrativa, all'attualità. E attività più propriamente di tipo di psicoterapia o di gruppo individuale. Dalla malattia mentale si può guarire, se per guarigione non intendiamo una restitutio ad integrum, così come non è come nell'ortopedia, insomma, se ci rompiamo un ginocchio non è che il ginocchio torna come prima. Un ritrovato equilibrio con se stessi e con il mondo piccolo che hanno intorno, questa è la nostra missione. Video, raga! È una famiglia che si sta bene e ci sono gli educatori che ci aiutano nei compiti, ci trattano molto bene. Un posto in cui vivere insieme, tipo una famiglia. Ovvio che tra famiglia si litiga, se si litiga si deve chiarire insieme a un adulto e cioè andare avanti. Casa delle farfalle e anche vivere quotidianamente ogni momento, ogni attività all'interno della comunità, viverla insieme ai ragazzi e insieme agli educatori. La cosa più importante che direi ad una persona che viene qua per la prima volta è di avere un forte spirito di osservazione e non essere assolutamente frenato dai pregiudizi. La prima cosa che farei quando è qua è sentirmi dire vieni che ti faccio vedere, cioè conoscere cose nuove che non ho mai visto o mai vissuto. La prima volta che sono arrivato mi ha colpito che, cioè, ho iniziato a fare cose che non sapevo fare, per esempio cucinare, beh poco, e
trovarmi con le altre persone a giocare. Tutti abbiamo l'obiettivo di portare avanti sia le fatiche, le gioie quotidiane dei ragazzini, ma anche la nostra fatica. Ti danno tanto, ti fanno anche tanto soffrire, perché comunque sono ragazzi che hanno sofferto. Mi piace anche giocare, ridere e scherzare, ma soprattutto la cosa è stare insieme agli altri. Stare insieme, giocare insieme, chiedere all'educatore se ti sta un po' vicino. Nonostante tutte le difficoltà, questa è davvero una casa e una famiglia. Anche se c'hai delle ferite, anche se c'hai dei difetti, puoi fare esperienza che nonostante tutto puoi andare bene. È una seconda chance dove forse poter essere amati. Sono molto contento di essere qui perché sono accolto ogni giorno da tutti come uno di casa. Si impara una semplicità che nel nostro mondo si sta perdendo, quindi affrontare sia la gioia che il dolore con una semplicità e con una tranquillità che nel nostro mondo è scomparsa. Che qualcuno mi dicesse di guardare le cose e incontrare quello che vedo. La faccia della gente che guarda le cose belle. Ah, è una cosa di te, soprattutto, come ho fatto, come dire, una volta, l'amorosa, in tua maniera, quello che fece il film di sabato sera, è una cosa figa. Non so se si può dire, ma ormai l'ho detto. Grazie mille.